Guardate i fiori, stanno tutto l'anno con i piedi a bagno e mai un raffreddore. Ma i fiori non si raffreddano mai, perché sono abituati. Voglio raccontarvi la storia di una margherita che abitava vicino ad un ruscello. La storia della margherita. La margherita mette la chiave sotto il pagliericcio e si dirige al limitare del campo. Tutti i fiori del prato le gridano: Margherita, dove vai? Il vecchio merlo che canta sul melo si sporge e fischia. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? E il passero, la cincia, la tortora ripetono in coro: dove vai? Voglio sapere dove è finito l'agnellino che mi ha brucato due foglie. Uccelli e fiori gridano: Margherita, sei pazza! Ma lei non li ascolta. Al limite del campo il ruscello le sbarra la strada. Ehi, vuoi farmi passare? Ma il ruscello non l'ascolta, è troppo occupato a correre attraverso i prati per precipitare a cascata sulla ruota stizzosa del vecchio mulino. Presto, si attacchi a una cosa qualunque. Dovrebbe consultare il vecchio corvo. È un venerando saggio che potrà consigliarla. L'accompagno io. Abita in cima a quel pioppo. La margherita ha le vertigini. Papà Corvo non ci sente molto mai il cornetto acustico. Papà Corvo, dov'è finito l'agnellino che ha brucato le mie due foglie? Eh? Agnello, foglie, che cosa significa? Penso che sia cresciuto. Ma dov'è? Vorrei vederlo. Come dov'è? Ma nella sua tuta di lana. Andiamo via, non riusciremo a saperne di più. La margherita stordita si addormenta sotto un fungo. Al risveglio si lava il viso, si incammina di nuovo ed incontra un grosso animale. Buongiorno, è lei l'agnellino che mi ha brucato due foglie? Ma guarda questa margherita che prende un bue per un agnello. Anche se è cresciuto, il tuo agnello è almeno 10 volte più piccolo di me, sempre che abbia avuto il tempo di crescere. Cosa vuole dire? Che sono andati sulla montagna, a meno che non siano finiti dal macellaio. Ma fare cosa? Che ingenua! Non sai che vengono mangiati dagli uomini? Mangiati? Bisogna avvertirli, bisogna salvarli, devo correre! Lei amava il suo agnellino. Quando aveva brucato quelle due foglie era così piccolo, tremante sulle zampe, e belava accanto alla sua mamma. Così lei, per incoraggiarlo a brucare, gli aveva offerto le sue due foglie. Da un angolo della stalla un ragno appeso alla sua tela la rassicura. Non sono finiti dal macellaio. Sono andati verso la montagna per quella strada. Che fatica andare per quella salita pietrosa. La poveretta ha sete. Non c'è più niente che le sia familiare. Dov'è il mio agnellino? Da dove saranno passati? Segue il loro sterco. Come è alta la montagna, un lieve fruscio d'acqua annuncia una sorgente. La margherita corre a dissetarsi. Si riposa, poi riprende il cammino. Finalmente arriva. Ecco un magnifico prato. L'erba è sottile come un capello. Ci sono migliaia di fiori blu, gialli, rossi. Il loro profumo è così intenso che Margherita è sul punto di svenire quando il vento fresco la rianima. Ehi, Montone! Mio caro Montone, non mi riconosci? Sono la Margherita che ti ha dato due foglie quando eri piccolo. Lungo la strada ho saputo cose terribili. Ti porteranno al macello per mangiarti. Salvati, salvati! Non ci credo, io non ho fatto male a nessuno. E poi morirei di dolore senza i miei fratelli. Allora seguirei la loro sorte. A domani, mio coraggioso fiorellino. Devo raggiungere il gregge. Cala la notte. Margherita si distende sull'erba morbida e guarda il cielo pieno di stelle. Non aveva mai visto fiori così brillanti. E spunta il giorno. Margherita si aggiusta la gonna di foglie. Il Montone cerca la sua amica. Margherita, ho una buona notizia. Ti salverai. Guarda che bella campana mi ha messo al collo il pastore. Mi ha detto che l'ariete è troppo vecchia. Che bella. Non può più guidare il gregge. E allora? Allora ha scelto me per sostituirlo. Lo sai che l'ariete è il più bel montone del gregge, che non viene mai ucciso. Che gioia. Anch'io una cosa da dirti. Rimango qui sull'alpeggio e creerò una numerosa